Questa è un'iniziativa che nasce qui dentro, in questa struttura, però guarda molto, molto fuori, guarda a quello che è il ruolo a livello regionale e nazionale di questo territorio, di Chioggia, che è una realtà a vocazione turistica, che è una realtà che ospita centinaia di migliaia di persone per lunghi periodi dell'anno e che a nostro avviso deve dare quei servizi che possono accompagnare in maniera tranquilla i cittadini che scelgono questo territorio per le loro vacanze. Quindi la prossima settimana presenteremo quello che è il piano generale riferito all'estate sicura, ai potenziamenti, agli aggiustamenti che andremo a fare sui servizi proprio in previsione di quello che sarà il periodo estivo. Oggi volevamo anticipare un tassello che noi riteniamo importante, perché abbiamo tutti più o meno sofferto di questo disagio in qualche momento della nostra vita e non sapevamo mai dove andare a sbattere la testa. In questo territorio, grazie all'attenzione e alle risorse che l'azienda mette a disposizione, abbiamo trovato una modalità organizzativa per cui anche sui problemi odontostomatologici dei cittadini di questo territorio e quindi anche dei turisti possano avere una risposta competente, immediata e diciamo di qualità. Quindi a questo punto io lascio la parola per la presentazione al direttore sanitario, poi parleranno i diretti interessati. Grazie. Grazie direttore, buongiorno a tutti. Io aggiungo poche altre cose, nel senso che dopo i dati, le diapositive le facciamo commentare dal primario, che è un pochettino l'appetice, diciamo, la mente organizzatrice di questa realtà che di fatto si configura come una nuova offerta assistenziale nel territorio di Chioggia. C'è da dire che questo tipo di iniziativa si pone sulla scia e sull'onda di altre e che prevedono appunto che a livello dell'ULS ci sia in tutti quanti le aree di ex l'ULS e dei distretti un'offerta che sia analoga e che sia in grado di offrire a tutti i cittadini un servizio che sia confrontabile senza differenze. Il collega da quasi 8 mesi ha cominciato a lavorare a questo progetto, tra l'altro come vedremo dopo ci sono anche delle dotazioni tecnologiche che non sono così comuni e che consentono il trattamento dei pazienti disabili anche con modalità estremamente comode e confortevoli. Per cui è una cosa che sicuramente consente un cambio di marcia, un cambio di passo rispetto all'offerta nell'ambito specifico. Capita, abbiamo voluto che venisse a ridosso appunto dell'estate in modo da garantire anche all'utenza extra, diciamo, la possibilità per gli accessi al pronto soccorso di avere una risposta in tempo reale senza dover necessariamente rivolgersi a strutture private del territorio. Quindi è una cosa molto importante, che sulla scia di quello che il nostro direttore ha dato come indicazione, che è quella appunto di aumentare l'offerta in tutte le realtà territoriali, si pone con una sua logica e che avrà chiaramente anche dei segni. Io non mi dilungo ulteriormente, chiederei al dottor Franzinelli, che è il primario dell'ULS, della specialistica specifica all'interno appunto della nostra ULS, di fare un attimo una panoramica, voi vedete la prima diapositiva, che sono, finisco subito, per rappresentarti anche all'ospedale, perché comunque lui ha un'azione che è anche a scavalco rispetto anche a altre realtà. Do il microfono. Allora, sono il dottor Michele Franzinelli, appunto direttore dell'unità operativa complessa maschile facciale con stomatologia. Noi siamo appunto sia nella realtà di Mestre che nella realtà di Venezia che nella realtà di Chioggia circa 8 mesi. Se andiamo avanti, ecco il nostro presidio appunto di Mestre, il presidio di Chioggia in cui referente appunto il dottor Ferro, e il presidio di Venezia referente il dottor Lavia. Allora, la nostra attività ambulatoriale chiaramente è un servizio di pronto soccorso molto iatrico, un servizio in cui prevede appunto le prime visite di chirurgia mastofaciale e odontostomatologia,
tutte le prestazioni ambulatoriali, un servizio, che è una cosa molto importante, di consulenza presso i reparti e un monitoraggio dell'età evolutiva 0-14. Tutta questa attività viene definita dalle tabelle regionali e nazionali riguardo ai LEA, quindi prevalentemente vulnerabilità sanitaria, vulnerabilità sociale e età evolutiva. L'età evolutiva è molto importante perché questa non prevede appunto né limitazioni di reddito ed è aperta appunto a tutta la popolazione alle 0-14 anni e, come possiamo vedere in questo particolare, tutte le prestazioni e il fatto che noi questi pazienti possiamo prenderli in carico. Queste sono le nostre due nuove poltrone nell'ospedale di Chioggia. Grazie appunto alla sensibilità della direzione si è optato per prendere una poltrona molto particolare che consente il trattamento in carrozzina o addirittura a letto del paziente come se fossimo in sala operatoria. Quindi questa poltrona, la prima sulla nostra sinistra che dopo andremo a vedere, si può spostare e al suo posto può esserci posizionato un sollevatore per carrozzine in cui il paziente, quindi senza passare dalla carrozzina alla poltrona odontoiatrica, oppure se il paziente non è in grado appunto di stare neanche in carrozzina, c'è la possibilità di posizionare un letto e in questo caso si lavora come se lavorasse in totale sicurezza in sala operatoria. Noi prestazioni, attualmente c'è stato un po' il caro che è difficile, però sono in media sui 6.000 prestazioni all'ospedale dell'Angelo, sulle 4.000 prestazioni a Venezia, ci aspettiamo di arrivare anche a Chioggia nell'arco di qualche anno alle 3.000-4.000 prestazioni. L'attività ambulatoriale e i pronti soccorsi. Allora, l'attività ambulatoriale a Mestre 8, 18 e 30, Venezia 8.15, Chioggia lunedì e venerdì 8.15. Pronto soccorso odontoiatrico abbiamo tutti i giorni dalle 8 alle 14 sia a Venezia che adesso anche a Chioggia e il sabato dalle 10 a mezzogiorno e mezzo a Mestre. Chiaramente un paziente sia di Chioggia che di Venezia che dovesse avere problemi il sabato mattina viene afferito al nostro servizio di Mestre, con cui noi siamo in contatto costante sia con il direttore appunto Chioggia del pronto soccorso di Chioggia che con il pronto soccorso di Venezia. Grazie a tutti. Se ci sono domande, se non ci sono domande vi portiamo a vedere queste famose riuniti e poltrone, che sono qualcosa che non vi è difficilissimo trovare in un ambulatorio privato, difficilissimo, se no io non, che io sappia non sono state vendute neanche una presso appunto i privati. Ci sono a Mestre, c'è cioè adesso a e a Noale lo stesso servizio è appunto il collegamento, non dimentichiamoci del Tonchiozzo a Noale che fa sempre parte appunto del nostro gruppo, in cui anche lui ha questo tipo di attrezzature. Sì. Questa pedana ha la possibilità appunto di posizionare la carrozzina, legarla e poi muoverla, alzarla, abbassarla come se fosse una poltrona. Qualora invece ci fosse una criticità su un paziente allettato, anche questa viene rimossa, viene inserito il letto del paziente, per cui abbiamo dovuto sempre appunto grazie alla sensibilità della direzione allargare tutte le porte, fare spazio, fare in modo che questo letto potesse entrare e operare in totale sicurezza con tutti gli aspiratori propri della poltrona odontoiatrica più gli aspiratori. Può essere in un certo senso anche operato in anestesia, in sedazione ci sono dei limiti della sedazione, però sicuramente un paziente traumatizzato che deve essere posizionato la ferula, deve essere posizionato un procedimento che non richieda, una procedura che non richieda appunto la presenza del respiratore, sicuramente qua può essere. Comunque anche qui ci sono chiaramente per tutta la simulazione, abbiamo l'aspirazione, abbiamo tutto, abbiamo ossigeno, abbiamo ogni cosa.
dall'altra parte, nell'altro ambulatorio adiacente, ed è totalmente in funzione, c'è un altro riunito. Una cosa importantissima, che da circa 6 mesi abbiamo anche un servizio di igiene con un igienista professionale, anche questa dalle 8 alle 15 tutti i giorni, per cui penso che sia dato un servizio importante. Si è andata ad arricchire l'offerta dell'ospedale? Assolutamente. In via di migliorare, sempre migliorare. Certo, bisogna, è così, no? Andare avanti. Chi si ferma è perduto, diceva quello, no? Una volta, e adesso noi parafrasiamo in maniera un pochettino diversa, cerchiamo di porre al centro le esigenze della nostra comunità. Qui c'era un buco, abbiamo cercato di mettere insieme soprattutto le competenze e dopo le tecnologie. Parto dal presupposto che la cosa più importante sono le competenze, e la nostra azienda di competenze ne ha, e poi adesso, come avete visto, le sta utilizzando in maniera integrata, perché il nostro direttore qui non segue solo questa struttura, ma segue la rete, e quindi la garanzia della qualità su tutto il territorio dell'azienda è garantito da dei professionisti competenti, seri e capaci. Cioè uniformata completamente le cure rispetto all'ospedale Hub e rispetto all'ospedale Spo, con degli ambulatori dedicati per pazienti fragili, per pazienti trattati in radioterapia, pazienti appunto oncologici, cardiopatici, adesso possono essere visitati, valutati e trattati anche qua, senza che debbano spostare. Non più un ospedale di serie A e uno di serie B, in poche parole. Abbiamo uniformato il servizio. Stiamo cercando di porre attenzione a tutte le strutture. Esattamente le strutture, sia da un punto di vista strutturale, ma soprattutto di carattere competenze e tecnologie. Non c'è una struttura seria, una serie di sanità deve essere così. Perfetto.